Una Lazio stellare, un Milinkovic-Savic, ragazzi, in forma alieno, alieno senza ombra di dubbio, portano a casa 3 punti eccezionali veramente a Torino, un campo davvero ostico, anche se devo dire che il Torino mi ha un po' deluso perché penso che non stia facendo affatto quello che potrebbe fare con una rosa del genere, perché ok che Belotti dicono che sia sopravvalutato, ma io non lo penso assolutamente. Però non ha gioco, non ha niente. Si lamentavano che Mihajlovic non faceva giocare nessun centrocampista. Questo Mazzarri ha fatto la stessa cosa in questa partita. E vabbè, a noi pochi cazzi, perché alla fine la Lazio merita, ha meritato la grande di vincere questa partita. 3 punti fondamentali, anche perché ieri l'Inter ha perso contro la Juventus, quindi andiamo a più 4. Più 4 da una squadra che secondo me non merita la Champions perché ha fatto diversi passi falsi in questi ultimi 4 mesi, a differenza di Lazio e Roma che continuano a maciullare punti e questo penso che la Lazio a questo punto meriti ampiamente la Champions, lo dissi già nel video scorso, lo sto dicendo da diversi video fa, da Lazio lo posso dire tranquillamente, ma più che altro poi se leggo i vostri commenti, leggo anche tutto quello che leggo su Twitter, sui social, molti sono d'accordo con questa mia riflessione e mi fa contento. Mi fa contento perché pure oggi la Lazio ha dimostrato di essere una grandissima squadra che ha saputo affrontare una partita osticissima, ostica alla grande, perché comunque sbagli un calcio di rigore, perdi Ciro Immobile che tra l'altro è il capogol, scusate, il marcatore numero uno della Serie A. E quindi da lì ti si mette davvero in salita, però quando c'è un Inzaghi che ti azzecca praticamente tutto, quando c'è una squadra che gioca per il mister, quando c'hai giocatori che a volte sembrano alieni, su questo mi viene da menzionare Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, ok, Luis Alberto sta partita l'ha fatta, l'ha steccata, l'ha fatta male, però che possiamo dire a Luis Alberto, ragazzi, tra l'altro avrà steccato pure la partita, ma l'assist come al solito da calcio d'angolo chi lo fa? Chi lo fa l'assist? Sempre Luis Alberto. Io sono contentissimo dei miei ragazzi, i nostri ragazzi che stanno facendo un campionato assurdo. Più 4 punti sull'Inter sono tanti, anche perché l'ultima giornata affronteremo come al solito loro in casa nostra. Certo che se vinciamo le prossime 2 partite della sfida con l'Inter ci possiamo pure fregare e io spero vivamente di arrivare contro l'Inter con già la qualificazione in Champions in tasca, perché secondo me ce la possiamo fare. Se la Lazio si presenta così tignosa, così vogliosa di fare punti, ditemi voi chi cazzo ci può fermare. Assolutamente nessuno. Ora, la prossima settimana ci aspetta l'Atalanta, squadra che a me piace tantissimo, il Papu Gomez, Cristante, Freuler. Anche lo stesso Berisha che questi 2 anni l'Atalanta ha fatto davvero grandissime prestazioni. Ragazzi, speriamo bene, forza Lazio sempre, forza Lazio carica. Non vi ho parlato della partita, ma che vi posso dire di più? Abbiamo avuto dei fasi di calo dopo i calci di rigore, ok, ma poi abbiamo giocato solo noi, il Torino non ha fatto fondamentalmente niente, niente, Belotti solo, proprio. Poraccio, dicono che è sopravvalutato, ma se non gli date i palloni, se non gli fate un gioco attorno a lui, penso che pure Immobile faticherebbe. Poi dicono che Nazionale Immobile e Belotti sono scherzi. Se non gli crei gioco, come cazzo fanno gli attaccanti a segnare? Non so, Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Messi, pigliano, fanno tutto quello che cazzo gli pare. Quindi no, ecco, sono deluso dal Torino, ma sono completamente soddisfatto della prestazione della Lazio che... fa bene e mi convince tantissimo, mi convince tantissimo. Speriamo che ecco, il mercato sarà all'altezza di un eventuale Champions, però di questo ne parleremo molto più là per non portare scarogna a cazzate così, no? Insomma, detto questo, ragazzi, mi raccomando, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Da me è tutto, ciao belli, forza Lazio carica!